Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, scopriamo le creazioni in resina. Sono stata assente per un po', diciamo, periodo festività e oggi sono ritornata, non vedo l'ora di scoprirle. E ho fatto anche tre stampi, che sarebbero questi tre, che non ho ancora fatto nessun video, quindi li vedremo oggi insieme. Sono super curiosa perché, come vedete, da questo stampo pulitissimo ho usato tutti i pigmenti che avevo praticamente. E direi di partire subito. Iniziamo da quelli che ho fatto io, perché sono troppo curiosa e sicuramente saranno usciti una schifezza. Allora, questo è un corno porta fortuna. Ah, allora, è uscito perfetto. I dettagli, forse non dovevo riempirlo così tanto. Devo stare un po' più giù perché questa parte è tutto un eccesso. Questo pezzo su, vedete, è tutto eccesso. E è fatto così, direi che è perfetto. Qua sono tutti dei cornini di peperoncino, ma è impossibile colorarli. Quindi io ci ho buttato dentro un po' di pigmento, questo qua rosso, e direi che è uscito perfetto. Eccesso, togliendo quello lì. Poi andiamo con questi, che questo stampo c'è questo pezzettino qua che non si è asciugato e non si asciuga. Io non so cosa farci, lo terrò così. Questo stampo ho usato dei cabochon in legno, quindi ovviamente sarà opaco e ovviamente avrà una specie di texture. Vediamo se lo rompo. No, infatti è, non si vedono i glitter, è super opaco, però l'effetto dovrebbe essere questo. Poi una volta lucidato sicuramente si capirà qualcosa, sarà un po' più carino. Qua da rifilare. E questo suo fratello, che dovrebbe essere uguale. Ok, esatto, questo non è da rifilare, è solo da lucidare. Poi vediamo questo qua, ho paura che salti via tutto. Poi devo stare attenta lì, questo è ancora un po' molle, non so perché. Non devo toccare lì. Ok, carino. Qua si vede anche le righine del legno. Allora, praticamente il cabochon era questo. E questo è come è uscito. Sempre da lucidare, però mi piace. Non ha nessun difetto. Poi andiamo con questo, che è quello che spero di più. Togliamo i fiorellini di Sakura, che sono uno scarto, così neri con questi glitter. E poi andiamo a vedere questa qui. Oddio. Sarà piena di bolle. Allora, le bolle sono uscite solo nei fiorellini. E qua, due bollicine. È bellissima, perché è bellissima, sì. Sono uscite un po' di bolle ovunque, ma con uno stampo del genere, cioè,
dovrei star lì con ogni a infilare la resina in ogni buchino. Magari la prossima volta provo a fare più delicatamente, perché anche qua ho fatto pianissimo, ho fatto prima un primo strato, ho aspettato che entrasse, poi ci ho colato il resto, però vabbè, comunque super carina, sempre qua da rifilare e decolorare i dettagli mi viene da ridere. Però ok. Vabbè, gli stampi sono usciti bene, comunque non hanno difetti, fortunatamente. Poi continuiamo, andiamo con questo. Ho voluto provare questi tre stampi che avevo trovato all'interno di alcuni box. Bellissimo il pigmento oro. Vediamo se zoomando si vede di più. Esatto. Adesso potrebbe diventare benissimo un orecchino. Poi c'è questa gocciolona. Anche questo potrebbe diventare un orecchino. Questa gocciolina è bronzo però. È sempre bronzo questo ovale. E questi due quadratini che sono, diciamo, un mix di tutti quelli che sono caduti accidentalmente. Infatti qua c'è un po' di bronzo, argento e sono così semplicissimi. Niente di che. Poi andiamo con questi. Esatto, anche qua c'è un po' di bronzo, un po' d'argento, un po' di lilla. Così, qua sono mix. Cerchio, anche questo, oro, un po' di bronzo. Già tutte le mani sporchissime. Poi cuore, questo dovrebbe essere rosso, come il peperoncino, infatti. Non rende molto dalla videocamera, però dal vivo è ancora più bello. Poi andiamo a queste cornici. Carina. Argento con bronzo in mezzo. Qua è venuta qualche bolla e qua si è un po' rovinato. Questo è oro. Ma andrà nel cestino. E poi questo ultimo cameo mini, carino, oro e bronzo. Poi andiamo a questo. Cuore, wow, bellissimo. Questo è viola e cioè sì. Qualche un po' di bronzo in giro, sparso. Questo cuore macaron. Super carino questo. È un po' argento, un po' viola. Questo mi piace. Poi questo mini fiorellino. Credo sia un fiore almeno. Sì, esatto. Vabbè, questo non mi fa impazzire la forma. I colori sono oro e sempre viola. Poi la boccetta di profumo che si smonta. Questo è rosso. La farfallina. Mix di colori, infatti è un po' argento, un po' oro, un po' bronzo, carina. E infine la Tour Eiffel, questa azzurra se non mi sbaglio, o turchese, vabbè comunque, infatti molto molto bella.
in questi dettagli, bellissima. Poi passiamo al teschio, che spero questa volta non siano venute bolle, ma non sono tanto sicura. Oddio, 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 oddio. Allora, ce n'è una micro qua in alto, però è perfetto. Non mi sono uscite le 3000 bolle che erano uscite l'altra volta, ma è bellissimo. Qua ho usato pigmento turchese sopra e sotto, e qua ci ho sparso un po' di argento. Però mi piace tantissimo. Vedete, questa è la bollicina. Però è bellissimo. È bellissimo. Poi passiamo a questi. Questo è sempre questo trasparente con glitter verdi, quindi da lucido. Voi lo vedete così, cagnolino verde, molto realistico. Poi ho fatto questo gattino nero con i glitter, quelli trasparenti, argento, olografici, diciamo. Vediamo di bello, brilla un sacco. Avrei dovuto mettere più brillantini, però anche così è carino. Poi ho fatto balena, ho abbondato un po' con la resina, quindi sono sbordata un attimino. Wow! Super sbrilluccicosa. Questi glitter blu sono fantastici. Poi ho fatto il cuoricino, perché mi avanzava un po' di resina, quindi l'ho buttato nel cuoricino, che sì, non è lucidissimo, però è bellissimo. La Torre Eiffel. Bella, bella anche questa. E infine quella che spero di più che sia uscita bene, senza difetti, è questo fiore gigantesco di Sakura. Questo è il mio in assoluto, fatto apposta per me. Spero sia uscito bene. Infatti, non riesce a mettere a fuoco da quanti glitter ci sono, ma è bellissimo. È bellissimo. Bellissimo. E brilla tantissimo. Bello, 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 bello. Allora, queste sono tutte le creazioni di oggi. No, questa no. La mia preferita in assoluto è il fiore, ma anche il teschio. Bellissimo. Per oggi è tutto. Grazie per aver guardato il video. Se non siete già iscritti e volete iscrivervi, iscrivetevi, e anche se volete seguirmi sulla mia pagina Instagram è Acid Creations con due S finali. E grazie a tutti, ciao!